Ciao ragazzi, benvenuti a questa puntata di Sneakers Bar. Marco, oggi ci porti tu qui un unboxing particolare che hai preso sito Nike e che riprende, ho preso sull'app Sneakers. Preso sull'app Sneakers? Si trova ancora sull'app Sneakers? Si forse trova ancora, perché ragazzi, è un po' particolare. Particolare? È già dal box, Già dal box, ragazzi. Bella. Ragazzi, cos'è sta cosa? Cos'è? Il box cosa mi rappresenta, Marco? Riprende una silhouette anni 80, penso che a questo punto anche il box, anche sia, il box dici? Sia quello anni 80. Stiamo parlando di una scarpa molto particolare, che a me ricorda un po' un mocassino, una silhouette anni 80 rivisitata qua da Nike. Stiamo parlando delle Nike Bedouin SP, la color come si chiama? Hyper Royal. Hyper Royal. Hyper Royal, andiamo a vederlo, ragazzi. Vamo ragazzi, eccola qua. Il top è molto arlecchino, diciamo. Te ne lancio una, guarda anche qua dietro, Marco. Super anni 80 questo. Te ne lancio una, così la vedi. Allora, il top è particolare, nonché la forma anche, perché la costruzione a me ricorda tanto un mocassino, come detto. Viene ripresa da una scarpa che si chiamava Bedouin. Sì. Tutto attaccato degli anni 80, Bedouin. Che era proprio un mocassino. Era un mocassino, capito. Ecco, infatti qua viene richiamata molto. Diciamo, abbiamo la parte qua davanti in questo blu, non so, quasi blu, blu navy forse. Blu quasi, tendente un po' al grigio. Questo qui è scamosciato, leggero scamosciato. Abbiamo la parte qua rossa con tutto questo contorno qua un po' più chiaro, bianco. Questo rosso è un rosso molto scuro ed è in mesh, continua per tutta la linguetta fino qua in alto. Abbiamo la parte esterna in questo blu molto acceso, sempre leggermente scamosciato per la scamosciata, così come all'interno. Esternamente qua troviamo la cucitura con il logo Nike. Abbiamo la parte posteriore che richiama tutto il blu anteriore, qui tutto questo navy, diciamo. Anzi, Royal, com'è che lo chiamano? Hyper Royal, Midnight Navy. Quindi questo è Midnight Navy, questo sarà Hyper Royal. Vabbè, comunque, lascia stare. Questo secondo me è Midnight Navy. E qui dietro troviamo anche appunto questa scritta cucita con tutti i colori. Questo, non so, mi ricorda molto gli anni 80. Questa parte qua del collare è tutta color senape. All'interno troviamo una soletta che è in sughero, come vedete qua, con la scritta Bedouin, col logo Bedouin. E poi abbiamo questa midsole outsole particolarissima, Marco, che non so, è molto particolare, la vedete, sembra quasi una roccia, un foam abbastanza morbido. È il materiale riciclato. Materiale riciclato, quindi anche Nike strizza l'occhio all'ecosostenibilità e materiali riciclati. L'outsole non so quanto grip possa avere, perché mi sembra abbastanza liscia e, non so, scivolosa. Comunque ha questo pad qua davanti e questi pad qua dietro che è più gommoso, un po' come, per dire, un po' come per le Epic React. Questi pad qua sono un po' più gommosi, questo è molto molto scivoloso, quindi non so dirvi che tipo di grip possa avere. Comunque il look, sì, è molto molto mocassinato, mocassino, se vi piace. Si dovrebbe una chiamare barca. Octo Waffle questo, Octo Waffle, questo grip, questo, ma non grip, l'avevo mai sentito. È molto particolare. Abbiamo questo qui è cotone. Questi lacci sono blu e cose sempre Midnight Navy. Abbiamo un'alternativa di lacci che va richiamata invece il rosso della toe box, della linguetta, sempre bianco e rosso, sempre in cotone. Questi qui sono lacci larghi e piatti. No, sto guardando la midsole, Marco, è veramente particolare. È molto strana. Ed è pitturata, ed è verniciata, non so. Io dico la verità, pensavo fosse una boiata. Ho provato. Volevo fare il reso, ma non so. Non sai se fare il reso? Non lo so. Ah, perché l'hai provata così giusto per portare sul canale e adesso sei innamorato di questo mocassino. È troppo particolare. L'originale, secondo me, faceva veramente schifo. Se sì, qualcuno per gli anni 80. Era una scarpa da lavoro, di pelle. Io ammetto che non ho. Questa presente. È un po' moderna, è particolare. Non è male, non è male. Nel senso, non la metterei mai io, però la vedo su di te, è qualcosa di particolare. E non lo so, la userai in barca? Non ho la barca.
Devi comprare una barca, allora non c'è niente. In vela, se veleggi. Prezzo di retail, non di resell, perché si trova ancora retail, se andate sul sito, sull'app di Nike, è 130. 130 euro, è uscita settimana scorsa. È uscita il 14. Il 14, non so, sono attratto da questa midsole. È strana, non so, è stranissima, ragazzi. È veramente, veramente strana. Un po' esce, sì, è irregolare anche. Irregolare, non so, mi ricordo un po' la pietra, un po' anche un merlotto, no? Non lo so, è strana ragazzi, è strana. Le mette i piedi, vedete come calzano. Marco adesso fa un bello fit review, ma prima di tutto vogliamo sapere la vostra opinione qua sotto nei commenti. Fate subscribe al canale, è importantissimo per noi, e mi piace al video se vi è piaciuto. Come sempre, noi siamo qui e ci vediamo alla prossima. Un fit review di Marco, ciao!